due personalità politiche diverse ma accomunate dalla devozione per San Rocco, il governatore d'Abruzzo Marco Marsilio e Giovanni Legnini. Il presidente della regione ieri, nel giorno in cui si festeggia il santo pellegrino di Montpellier, si è recato in visita ufficiale a Rocca Montepiano, il piccolo comune della provincia di Chieti, dove ogni anno dal 12 al 16 agosto si rinnova la tradizione del culto verso San Rocco e dove da bambino Marsilio veniva condotto dai suoi genitori nel paesino che ha dato i natali a Giovanni Legnini, attuale consigliere regionale, vicepresidente emerito del Consiglio Superiore della Magistratura, che per diversi anni è stato sindaco di Rocca Montepiano, dove a guidare l'amministrazione comunale attualmente c'è Adamo Carulli. Il primo cittadino li ha ricevuti insieme a Luigi Savina, già vice direttore generale della Pubblica Sicurezza e in precedenza vice capo della Polizia di Stato, originario di Chieti, dove si reca spesso. Marsilio è arrivato in moto e con Legnini e Carulli ha visitato il paese e il santuario, dove tantissime persone hanno partecipato ai riti religiosi, tra i quali ricordiamo la solenne processione accompagnata dalla tradizionale sfilata delle conche devozionali portate dalle ragazze del paese in costume tradizionale, bancarelle, giostre, fuochi d'artificio, concerti dei Regina e di Antonello Persico sono soltanto alcuni dei momenti che hanno richiamato i visitatori anche dall'estero. A Rocca Montepiano quello per San Rocco è un culto molto speciale legato a un soggiorno del santo taumaturgico in una grotta dove sopravvisse grazie ad una sorgente la cui acqua in seguito fu ritenuta curativa. Ancora oggi i fedeli si recano nella grotta per bagnarsi in segno di devozione, chiedere la guarigione o preservare la salute. Oltre al santuario, alla grotta e alla fontana, anche le numerose bancarelle che vengono allestite ai bordi di Via Roma vengono prese d'assalto e in tanti acquistano il tipico boccale in ceramica che porta l'effigie del santo, al quale da qualche anno si affiancano diversi oggetti, tra i quali le bellissime campanelle in ceramica, ma anche le originali magliette San Rock Caffè, che sono state particolarmente apprezzate anche da Legnini e Marsilio, che le hanno mostrate a fotografi e a curiosi che hanno voluto immortalarli sorridenti e felici per la bellissima giornata trascorsa nel paese che accoglie fedeli ma anche numerosi turisti per ammirare le bellezze del Parco Nazionale della Maiella, area naturale che custodisce un elevato patrimonio nazionale di biodiversità.